anche il mondo deve capire quanto è bello il sud dell'Italia. E pare che il mondo lo stia facendo. Un tempo a Melfi era venuta la Fiat, adesso al sud è venuto Talent Garden. Talent Garden, che è una serie di campus fisici che raccolgono e riuniscono, mettendoli in grado di contaminarsi vicendevolmente, molte migliaia di eccellenze digitali in giro per l'Europa. In giro per l'Europa vuol dire anche che da poco tempo si è aperto un Talent Garden in collaborazione con l'Università di Bari, e oggi io ho l'onore e voi avete il piacere di ascoltare qui il presidente e l'amministratore delegato di Talent Garden Med, Francesco Beraldi e Lorenzo Maternini. Eccoli qua che si avviano. Ho il compito di fare un attimo da velina, perché il presidente si sta, però non so ballare, quindi avrei delle difficoltà proprio strutturali nell'intrattenervi. Eccolo qua. Ce l'avevamo organizzato, tra l'altro, con la tua partenza in pompa magna, il microfono c'è già... È difficile parlare sempre dopo l'introduzione di Gianfausto. Allora, ci ha presentato come rappresentanti, esponenti, amici di tale Talent Garden Med, però io vorrei un poco, in principio, raccontarvi qualcosa di me. Ho cambiato, ho sentito il ragazzo Eustacchio, e ho cambiato tutto quello che mi ero immaginato di dire, perché ha detto: non ci servono discorsi. È vero, ce ne so già tanti, no? Sui social, i discorsi degli influencer, no? A voi vi piace essere influenzati? Io vi consiglio di no. E allora ora mi resta solo un'unica possibilità per dire qualcosa di interessante, che è quello di seguire un insegnamento di Gianfausto. Gianfausto è un gran maestro, che è quello di dire: attieniti alla traccia. Quindi la traccia del convegno è i giovani per il futuro per i giovani. Il futuro. Io non sono stato uno studente modello, ho preso anche 4 in condotta, ragazzi. Ed è stato, diciamo, una delle cose che mi rende più fiero. Mio padre mi ha accompagnato, perché per conoscenza al provveditorato di Cosenza, sono del sud, e mi accompagnava, e poi accompagnato dai genitori. Mia madre ha chiamato la sua mamma, mia nonna, per tenerlo a bada, perché mio padre, per lui non era importante, non avevo in famiglia nessun laureato tra gli zii. E mio padre diceva: non è importante studiare o non studiare, è importante divertirsi, ma anche investire il tempo in maniera giusta. E allora il futuro per i giovani per il futuro. Allora, a quest'età mi è venuta voglia un po' di studiare, quindi c'è un tema del tempo, e quindi con Gianfausto dice: beh, cos'è il tempo? Oggi tutti parlano di tempo, non so se leggete qualche libro, Rovelli, Tonelli, tutti quelli che finiscono con la L si occupano del tempo. Poi c'è Sant'Agostino che definì il tempo. Cos'è il tempo, ragazzi? Sant'Agostino fu splendido, disse: se non me lo chiedi, io lo so cos'è, se me lo chiedi non lo so. Questa è una tecnica perfetta per andare alle interrogazioni, perché se vi chiedono un teorema, cos'è l'agnosticismo di Kant, voi dite: io lo sapevo, ma ora che me lo chiedi non lo so più. È fantastico. Però, ragazzi, siccome ho anche 2 figli e mi tocca fare il papà, no? Quando io, dopo il primo anno, poi vi racconto, il primo anno d'università non avevo fatto esami, mio padre non mi disse nulla, mi disse solo: chi semina prima o poi raccoglie. Può darsi che quest'anno le intemperie, il tempo,
il cambiamento climatico c'era anche allora, dice non ti ha permesso di studiare, vediamo il prossimo anno. Comunque vi voglio raccontare che la giornata di oggi è preziosa, non so se sapete qualcosa di me, spero di no, ma vi racconto una cosa bellissima. Io andavo al liceo e il liceo mi appassionava solo una materia, un po' la matematica e la filosofia, ma non perché mi interessasse la filosofia, perché il professore era un maestro prima di essere un professore e quindi mi incuriosiva sta filosofia. Però la cosa più bella erano le gite scolastiche, non c'era la possibilità di fare questi eventi e come dalla Calabria, Rossano Calabro, più o meno vicino alla Puglia, ci portavano sempre allo zoo di Fasano, forse per dire attenzione, eh? Vedete che fine si può fare, e Albero Bello, che era una noia incredibile sta Albero Bello, no? Ma proprio... sta andando bene, io ero terrorizzato che voi parlavate, no, attenzione che ora viene il bello. Quindi partenza da Rossano, Fasano, Albero Bello, ritorna a Taranto a vedere il ponte girevole, no? Ma dico, il ponte girevole. La cosa più bella, ragazzi, la notte in hotel, no? Ok? Le ragazze... Non raccontarono. No, no, no. Però il giorno dopo partiamo e c'era una... È sempre lui, metti gli occhiali che ho visto che ti danno la possibilità di ascoltare meglio. Tu. Sì, con gli occhiali sei carino. Allora, perché secondo me ti danno concentrazione. Allora, tornando da Taranto a scuola, tra Corigliano e Rossano, ora sono l'unico comune, c'è una centrale termoelettrica che avevano fatto lì perché dice bisogna portare le industrie al sud così la gente non va al nord. E io entrai in questa centrale termoelettrica che ancora c'è, ma non so se produce elettricità, e vidi il primo computer. Era un terminale 3270 con il LED verde, no? Ora, voi siete giovani, non c'era il telefonino, no? Non c'era internet, non c'era nulla. Però, cosa vi voglio raccontare? Che io sono stato una persona che uso tante volte su TikTok, vedo anche che ci sono... Bisogna avere il talento, boh, ma io non mi sentivo di aver talento. Bisogna essere ambiziosi, ma io dico, ma che è sta ambizione? Ma io sto bene così. Lo studio non ero bravissimo, però avevo due cose. Avevo una cosa, la curiosità. Nel vedere quel LED verde ho capito, ed ero curioso, che sarebbe cambiato il mondo. Allora decido di dire, bene, sto LED verde forse cambia il mondo, dovevo scegliere se studiare o meno, provai a dire alla mia famiglia, non studio, voglio fare l'autista dei camion. Perché? Perché così giravo l'Italia, perché dico, qui mi sto perdendo qualcosa. Però poi sono intervenuti, devi studiare, devi fare, ho detto ok, allora scelgo qualcosa che ha a che fare con l'informatica, e scelsi scienze dell'informazione. Mia nonna pianto. Dice, come? Che fa il giornalista? Dice, ma come? Lei mi cantava la ninna nanna, stanotte mi sono nato che diventi medico avvocato, cioè, voi capite il dialetto, questi del nord no. Quindi si aspettava che diventassi medico avvocato. Mi sono iscritto a questa bellissima facoltà, con fatica mi sono riuscito a laureare, mai col massimo dei voti, e dopo ho inseguito il LED verde. Inseguendo il LED verde ho scoperto però con lo studio, che l'unica cosa che mi aveva fatto capire, due cose, che non ero buono a fare, diciamo, software, che il software avrebbe cambiato il mondo e che soprattutto mi spiegavano come sarebbe stata l'informatica del futuro, quelle macchine con LED verde che erano i grossi computer sarebbero stati soppiantati da Commodore, dallo ZX Spectrum e poi dall'Apple. Da lì ho capito che, riuscendo ad usare l'unica mia curiosità e riuscendo a convincere ragazzi come voi, diplomate e non, che insieme si poteva fare qualcosa di nuovo usando queste tecnologie, così come fate ora il digital marketing e quant'altro, si poteva costruire soprattutto qualcosa e evitare di andare a lavorare nelle grandi aziende, perché poi al sud c'è un posto sicuro, ma di sicuro non c'è più nulla.
Quindi con questa curiosità piano piano avanzato, fino a che sempre più convinto che Gianni mi stringe, vorrei raccontarvi un po' di cose in più, che diciamo non ero molto abile, molto capace, quindi mi dovevo assolutamente poggiare sugli altri, ho scoperto il concetto, prima che arrivasse internet, di quanto è importante la collaborazione, di quanto è importante stare con persone che conoscono più cose, di quanto questa curiosità mi ha mosso in lungo e in largo per l'Italia. Poi ho commesso, diciamo, il cuore batteva forte per una ragazza che era mia moglie e mi sono sposato e ho dovuto anche pensare di come tirar fuori del reddito dal mio lavoro, ho fatto la mia prima azienda, non vi voglio parlare della mia prima azienda, comunque è stata una corsa importante con ragazzi come voi, eravamo tutti giovani, che programmavano tra i primi in Italia in Java, che cercavamo di fare cose intelligenti per i grandi clienti che invece andavano sempre lì a vendergli il LED verde, ma la cosa più importante è che fatto quello è, diciamo, già che ero riuscito a sistemare un po' la mia famiglia, no? Perché le mamme sono sempre preoccupate, no? Perché dice devi dare qualcosa di sicuro alle figliole, e cercano di accompagnare le figliole, ma dico ma perché li devo accompagnare? Io andavo solo a scuola. Ho capito una cosa importante, che la cosa che mi piaceva fare, intanto è una cosa importante che volevo dire, che la curiosità mi ha portato lì, ma poi è stato il rischio che mi ha permesso di fare alcune cose. Perché il rischio? Perché adottavo sempre un principio, siccome ero un grande pigro, nello sport non ero bravo, che facevo? Vi immaginate voi che siete in una bella giornata di sole al mare e c'è un isolotto, e decidete, e sottovalutate la distanza, sottovalutate la vostra capacità di nuotare, e decidete di andare in quell'isolotto. Allora, l'unico modo certo per arrivarci è quello di arrivare almeno oltre la metà della distanza, perché a quel punto sei costretto ad arrivare in fondo, perché se torni indietro c'hai più tempo e più energia hai bisogno. E io ho sempre fatto così. Ho fatto tanti errori, ma ho cercato sempre di dare un passetto avanti e poi su quello riuscire a raggiungere la meta. Quando ho raggiunto quella meta di tranquillità un po' economica, ho capito che i giovani erano più bravi di me. E mi sono messo alla ricerca di progetti per i giovani. Ho avuto la fortuna di incocciare Gian Fausto, che era molto giovane già a quel tempo, e che stava lavorando per un progetto per i giovani, che era il Talent Garden. Ho detto, io voglio esserci in questa cosa, e lui mi ha detto, no, no, non è ancora il tempo, non sei abbastanza giovane. Mi ha detto così, perché ci si mette tanto a diventare giovani. E allora io per un anno mi sono messo alla rinfusa a cercare altri giovani talenti, no? E quindi quando ho conosciuto Paolo, che conoscerete dopo, Jacopo, anche il giovane Ortolani, ma lui non si è mai voluto far aiutare da me, okay? Ho cercato di investire e di applicare un patto con la mia famiglia. Il 20% è vostro, l'80% io lo voglio investire in progetti giovani con i giovani. Da qui avevo scelto il TAG perché dopo un anno era questo ambiente, ambito in cui si cercavano di esaltare le combinazioni e le collaborazioni, che era, avevo capito il senso di community. Quindi il messaggio che vi passo, e poi vi lascio a Lorenzo, che non è importante cercare di dimenarsi a capire per cosa sono portato, per cosa non sono portato. L'importante è dedicare, okay? Dare dignità al vostro tempo, che vuol dire divertirsi, ma anche curiosare, perché piano piano, come tutti, anche Steve Jobs lo diceva, poi i puntini li puoi unire alla fine. Qualunque cosa, ok, avete in mente che vi incuriosisce, percorretela e soprattutto cercatevi dei compagni di viaggio che vi aiutano a percorrere quella strada. E questa è stata un pochino la cosa bella di questo evento, a cui dobbiamo ringraziare Gian Fausto e i vostri ex coetanei, che è quella di voler portare qui oggi dei compagni possibili di viaggio che vi ispirano. E sappiate che se avete delle idee intelligenti, oppure che vi piacciono, avremo anche molto piacere di trovare il modo di accompagnarvi. Buon lavoro, ragazzi.
E mo io cosa dico? No, nel senso che è doppiamente, diciamo, è ancora più difficile, perché di solito sono abituato magari a parlare di fronte a platee, diciamo, che vanno di vecchi bacucchi, e quindi li posso raccontare quello che voglio, che tanto comunque non capiscono. Con voi è doppiamente difficile perché capite tutto, quindi non posso raccontarvi la storia del digitale, di come cambierà il mondo, perché la conoscete molto meglio di me e ne sapete molto meglio di me il potenziale. La seconda difficoltà, che dopo questa introduzione di Francesco è anche molto più difficile in qualche modo tornarvi a farvi emozionare o raccontarvi qualcosa che vi possa stimolare. Sinceramente, mentre parlava Francesco, vi guardavo negli occhi, ho detto sì, adesso è il mio compito raccontarvi un po' cosa fa questo Talent Garden. Ma in realtà non voglio partire da lì, perché proprio mentre vi guardavo ho associato due idee. La prima, che l'altra sera eravamo a cena con i relatori, con Gianfausto, Francesco, e a un certo punto uno di noi, Paolo, è stato appellato come poeta. E mi è a un certo punto, diciamo, la cosa ha distratto la mia attenzione, perché ho detto, ma Paolo De Nadai, start-upper, possiamo definirlo genio del digitale, tecnologo, quello che volete voi, poeta. Ma mi si è aperto un mondo. E voglio dirvi questa cosa, ragazzi, i tecnici non esistono. E vi dico, vi voglio lanciare questo messaggio per questo motivo. I tecnici sono solo dei creativi che lavorano su applicazioni pratiche. Ma i tecnici non esistono. E ve lo racconterò anche, e mi si sono, come diceva Francesco, come ha detto Steve Jobs, mi sono anche collegati dei puntini, no? E voi sapete come nasce anche il mito di Steve Jobs, o come nasce anche il mito della San Francisco, la grande potenza della San Francisco, della Silicon Valley. Nasce da dei poeti, ma questo è vero. Nasce da un, diciamo, quasi bresciano, diciamo che aveva il nonno bresciano, ma quindi da un italiano emigrato, che si chiamava Ferlinghetti, che è stato un poeta inventore della Beat Generation. Cos'è la Beat Generation? È stato quel grande movimento di rivoluzione, di poesia, di arte, che intorno agli anni 60, dal 50 agli 80, agli anni 70, ha un po' sconvolto l'America. Era lì, nella San Francisco degli hippie, nella San Francisco dei creativi, fonda una libreria, si chiama City Light, esiste ancora a San Francisco, su una collinetta. Fonda questa libreria per radunare quelli che erano gli amici poeti, quelli che erano gli scrittori, quelli che erano i letterati, a ragionare, a riflettere su come l'America può cambiare, su come il mondo può cambiare, su come possiamo davvero fare una rivoluzione. Guardate anche le assonanze con tutto quel mondo del digitale che poi nascerà da lì a breve. E fa un'invenzione, questo io ci tengo a raccontarlo, fa un'invenzione. L'invenzione di questa City Light è fare i libri di poesia attascabili. Libri di poesia attascabili. Siamo intorno agli anni 50, agli anni 60, insomma, intorno a quegli anni lì. In quegli anni lì nasce anche il Steve Jobs, che nacque nel 55, insomma, giù di lì. E se voi pensate, nasce questo ragazzo che poi, insomma, comincerà a frequentare Stanford, comincerà ad andare in giro a piedi nudi, a ascoltare Bob Dylan, si iscriverà a un corso di grafia, un ossessionato, un appassionato di design. Nasce in quell'ambiente in cui voleva mettere la conoscenza, la poesia, in tasca ad ogni persona. È così che nasce l'idea del personal computer, almeno io la immagino così. Nasce dall'idea di mettere un patrimonio di conoscenza, di poesia, di sapere e di emozioni dentro le tasche, sulle scrivanie di ognuno di noi. E nasce in quel contesto di creativi, nasce dagli artisti, nasce dai poeti, non nasce da un tecnico di laboratorio. Allora ecco, voglio passarvi questo messaggio. È vero che il mondo del futuro, il mondo delle nuove professioni, dovrete avere a che fare con la tecnica, con la tecnologia, col digitale, con l'innovazione, come viene chiamata oggi. Ma attenzione, che non potrete fare niente se non avete la testa da creativi, se non avete la testa da poeti. È lì che ho collegato il messaggio, quell'epiteto dato a Paolo, se è un poeta. Perché in effetti chi vuole oggi lavorare e nel mondo esprimere se stesso, e lo esprimerà attraverso il digitale, lo esprimerà attraverso la tecnologia, lo esprimerà grazie al fatto che in questi anni che voi state attraversando ha coltivato la poesia. Ha coltivato quella che viene definita un po' dai professori la cultura. Ma sì, ma non è tanto il sapere, è l'imparare a conoscere. È quella passione che ti dà la voglia di leggere una cosa e capire il perché e come cambierà me stesso. E salto Talent Garden in questo caso, perché Talent Garden è una creatura nata in una città di provincia, dai, una città industriale, con la voglia di mettermi un posto bello,
dei creativi che avessero tutti a che fare col digitale e far sì che quel posto, quell'ecosistema potesse essere fonte di apprendimento e di conoscenza per altri creativi che hanno a che fare col digitale. E questa è la City Light di Brescia, mi è venuta adesso, è la City Light di Brescia, è quella libreria in chiave moderna, cioè dove la conoscenza è presentata da persone che sviluppano, che fanno software, che creano impresa, perché l'impresa è un libro aperto, che fanno impresa e la vogliono mettere a disposizione per altri imprenditori, per altre imprese. E questa cosa, come sarà la vostra esperienza futura quando entrerete nel mondo del lavoro, non potrà essere di una città, dovrà essere almeno di un ecosistema europeo. È così che Talent Garden, in realtà, diceva Gianfausto, ha aperto i suoi campus in tutta Europa, ma cos'è che ha aperto? Ha aperto dei luoghi di incontro belli, perché ragazzi, il bello è il primo fattore che nobilita in noi quello che è la poesia e la creatività, in dei luoghi belli, in dei luoghi che fossero aperti anche a studenti, a ragazzi, a persone che volessero imparare a diventare dei creativi del digitale, perché la scuola di Talent Garden fa questa cosa qui, rende dei creativi capaci a essere artigiani del digitale. E questa cosa da un anno e mezzo che stiamo cercando disperatamente di fare il Sud Italia, e partendo ovviamente da Bari, e stiamo lavorando col Comune di Matera per essere nella Casa delle Tecnologie del Comune di Matera, farlo diventare il Sud l'epicentro di questo nuovo nostro sistema europeo. E non lo sto dicendo perché in qualche modo voglio prendere l'applauso sul Sud Italia, su Matera, ma perché noi crediamo davvero che quello che è il talento che è nato nel bello, è nato nella poesia, è nato nella cultura, possa essere davvero il talento che in Europa oggi cambia il nostro sistema. E ricordatevi quella da dove nasce tutto, da quella Silicon Valley ribelle, no? Da quei poeti ribelli che volevano in qualche modo cambiare la società. L'impresa che voi farete domani, il lavoro che voi andrete a fare, sarà un lavoro che ha a che fare con le nuove tecnologie, ma avrà anche a che fare con un forte cambiamento dei sistemi nella nostra società. Oggi la nostra società è davvero in un momento di cambiamento, di rottura, e voi sarete quelli che interpreterete questo cambiamento. Sarete voi che dovrete lavorare, fare impresa con il fatto di volerlo cambiare il sistema, di essere in Europa e voler cambiare lo status quo di quello che fate. Lo potete fare solo se vi ritrovate tra di voi, se vi ritrovate in luoghi belli e ripartendo dal bello, cioè da dove siete nati e dalla vostra casa. Grazie.